Io non voglio perdere tempo, sia nella relazione con Stella, sia nella relazione con mio marito. Non voglio perdere queste ore, giorni, settimane di star male, di insomma rimuginare le cose, di soffrire. E allora cerco sempre di prendere, di fare il primo passo per stare bene, per essere amiche. Sì, io sono super testarda. Sì. Ciao Filippa, come stai? Io sto bene, guarda, sto preparando per andare in piscina con Stella, un momento per noi finalmente. Che bello. Sì, sì, sì. Stavo giusto mettendo due cose in borsa, vieni con me. Certo. Come sai, sono qui per parlare di te come mamma e del tuo rapporto con Stella. A proposito, quanti anni ha ora? Lei adesso ha 17 anni. Un adolescente. Sì. Aiai. Definiresti il vostro rapporto? È cambiato molto da quando era più piccola ad oggi? Che domandona! Senti, ti va che preparo un caffè e poi cerco di rispondere alla tua domanda? Certo. Io definirei il nostro rapporto un rapporto basato sull'amore e sulla fiducia. È chiaro che sia cambiato, perché quando una bambina è piccola ha bisogno di cure, da mangiare, metterla a letto, insomma la routine. Adesso forse è più il fatto di essere presente, non essere invadente, e comprensiva, avere un bel dialogo. Quindi, e questo siamo riusciti a creare con lei, quindi sono veramente, veramente felice del nostro rapporto. Quando ti sei accorta che stava crescendo? Come l'hai presa? Con tranquillità, anche se è avvenuto presto, come è successo anche per me. Era questa, non la premura, l'ansia, che lei non soffrisse questo sviluppo abbastanza presto. Invece lei, tranquilla come una Pasqua, l'ha presa proprio bene. Benissimo, ma non mi frega niente. Vuol dire sì, sì, le cose, insomma, vuol dire che sto crescendo, mamma. Tranqui. Quindi ho imparato molto io da lei in questa esperienza. C'è stato un gesto, qualcosa che hai fatto per farle capire che c'eri per lei, che ti poteva parlare di tutto? Ho sempre detto a lei che poteva venire da me e non l'avrei mai giudicata per nessuna cosa, non doveva mai avere paura di confrontare me o suo padre ovviamente per qualsiasi cosa che per lei poteva sembrare un problema gigante. Ho detto: non c'è niente che insieme non possiamo risolvere. Lei si è confidata con te o ha preferito farlo prima con le sue amiche? Abbiamo un rapporto molto aperto e sono consapevole del fatto che ha le amiche, e quindi è giusto che sia che lei si confida. Se ha voglia, io sono qua, sono presente, sono disponibile e abbiamo un bel rapporto. Quindi lei mi ha raccontato tante cose, magari non tutto, ma non sarebbe una sorpresa, anzi ci sta. Parlando, ciao Stella, vedi che stai ascoltando di nascosto. Cos'è che fate? Parlavamo un po' di te. Ah, sei contenta? Sì, molto. Ora che ci siete tutti e due possiamo fare le domande più spinose, no? Cioè, mi sembra giusto. Certo, spinose in che senso? Cioè? Voglio sapere qual è la cosa per cui bisticciate di più, per cosa litigate. Magari quando vado a scuola e lei inizia a fare la scema. Allora, è così. La mattina magari non è sempre di ottimissimo umore lei, no? Perché è normale. Invece io tendo ad essere di veramente pimpante la mattina. E quindi la mia missione di ogni mattina è di farla sorridere. Quindi faccio un po' il clown. L'accompagno alla fermata dell'autobus e in qualche maniera, tipo ballando, facendo la stupida o qualche barzelletta, qualche imitazione, alla fine ride. Anche se non vuole, anche se è arrabbiata, ma ride. E io sono felice di vederla salire sull'autobus sorridendo. Credo che sia un bel l'inizio di ogni giornata. Sì, ma però poi fa innervosire un po'. Innervosire, però poi la vedo imitare quelle cose che ho fatto, quindi. Invece avete un modo per fare pace, tipo un rituale, un gesto solo vostro? Una di noi viene, cerca di far pace e basta. Vuole dire che sono io che vengo per fare Andiamo pace. A fare le coccole e basta. Sì, sì, è vero. Io sono super testarda. Sì. Senti, invece tu una volta ti sei inventata qualcosa proprio per riconquistarla, perché magari ne hai fatta una grossa e ti sei inventata qualcosa.
Ma tu hai fatto dei regali bellissimi, quella volta dei voucher. Ad esempio, voucher, esatto, ho fatto per il suo compleanno, o la festa della mamma, non mi ricordo. Però ho fatto dei bigliettini, dei voucher che poteva, con diverse cose, tipo dei bonus, che poteva usare quando voleva. Io ce li ho qua! Meno male! Eccoli qua, hai fatto dei super voucher. Bellissimi, e le coccole, e cucinare un piatto qualsiasi, pulire una stanza qualsiasi della casa, spa night, forse questa sera vorrei fare questo, oppure movie night, sì, guardare un film insieme. Dopo la piscina. Ah già, dobbiamo andare in piscina, dobbiamo andare in piscina. Ti prepari allora? Sì, vado a prepararmi. Dai, a okay. Dopo. Leggo ancora un po', eh. Hai capito? Bellissimo. No, è super creativo come sì. Regalo. È proprio carina, è molto molto carina, dolce. Che bello. Senti, ma qual è il complimento che ti fa più spesso lei e qual è il complimento che le fai tu più spesso? Noi la riempiamo di complimenti dalla mattina alla sera con il pericolo di creare un mostro, no? Perché siamo molto orgogliosi di lei, però sono felice che sia una persona buona, e empatica e curiosa. E invece lei mi dice che sono simpatica e divertente e che ama stare con me, quindi questo credo che sia un complimento molto bello. Assolutamente sì. Mm-hmm. Grazie mille Filippa. Grazie. Allora vado a prepararmi, vado in piscina. Sì, si fa un caldo.